Tania, vieni un secondo che traduciamo quello che stai dicendo. 5 minuti, svinite. Sono tre arresti, sono sabotatori che ponevano segni. Gli chiedi che cosa facevano esattamente? Вони саме малювали мітки ці, так? Вони ходили, у них ні документів, нічого нема при собі. Ходять тут, Бог його знає, ходить, ні документів, нічого нема, телефони всі стерті, флешки, номерів нема, їх підтвердити. Хто вони такі? Ніхто не може. Non hanno niente di documenti, non hanno niente sui telefoni, sono molto strani. Ed è molto strano in questo tempo che non hanno niente con loro, perciò li hanno presi. Prima ci ha anche spiegato, ha aggiunto che uno di loro, il primo, ha fatto dei segni sui tetti dell'abitazione, quello che ci ha detto prima, sui segni, praticamente ci sono dei sabotatori che fanno dei segni in alcuni punti della città e poi stranamente i segni fatti da uno di questi sono stati colpiti da bombardamenti aerei o da artiglieria. Prigionieri in questo momento, di cui uno è uno di quelli che sembrerebbe appunto aver effettuato dei segni, cioè sembrerebbe, nel senso che secondo loro, ovviamente, io riporto quello che stiamo traducendo, sui palazzi dove sono stati bombardati. Sabotator? Русские документы. Вскрывал машину. Машину вскрывал. Он вскрывал машину? Вскрывал машину, хотел убежать. Окей. Куэра, коза кадетто луи? Хотел убежать. Можно? Можно? Коза кадетто? Можете повторить еще раз? Вот этот гад... Нормально. Вот этот гад вскрывал автомобиль гражданский, хотел сбежать. Может, десантник, непонятно кто. И он сейчас матюкается, говорит. Вскрывал гражданскую машину, хотел убежать из страны, не знаю, сейчас там вот бомбят. Смотрите, что происходит. Дуже багатько інших прав чужих документів, цілий набор загранки, не його, вообще не його. Вон його друга теж спіймали. Разне, да, разне. Дякую. Мужики, спасибо, що підтримуєте. Дякую. La guerra è anche questo. Ah, questo è una postazione di difesa civile, quindi ci hanno detto che volevano mostrarcela e quindi siamo qua per mostrarvela. Ci sono tutti civili e qualche militare, come vedete. Davanti a noi è la diretta che ho fatto poco fa con gli attacchi, il quartiere di Bucha, il centro dei combattimenti a una decina di chilometri dove eravamo prima, il primo accesso, i primi scontri erano circa 3 chilometri dove eravamo. Adesso altri colleghi hanno scoperto della cosa e stanno venendo. Vedete le mine anti-uomo? No, in realtà, scusate, queste sono mine anti-carro. Vedete? Guardia civile. Tania, puoi venire un secondo? Može svinice. Chiedigli, lui è una guardia civile, cosa sta facendo e cosa si aspetta. Що зараз тут відбувається? Вистрілів слова? Ми остерігаємося від цього. Це може прийти будь-яку минуту. Ми не знаємо, чи зараз можуть стрілити вороги. Da uno della guardia civile sta qui da un bel po' di tempo, stanno cercando di proteggere la città e nessuno lo sa quanto ci arriverà qualcosa dal cielo. Di a cui. Ok.
Allora, noi teniamo le protezioni solo per dovere, rispetto, ma come vedete i civili non hanno molto con cui proteggersi. Qua davanti a noi il fumo che vi ho fatto vedere prima è in fondo, siamo tornati un po' indietro e non si riusciva più ad andare avanti. Vedete la situazione? Tra l'altro poco fa l'aria che tira mi hanno chiamato per un dettaglio e hanno visto anche il pezzo, vedete le Molotov. Sono i soldati ucraini. Quelle sono bottiglie Molotov. Ecco, nord-ovest di Kiev. Davanti, lungo la strada, alla fine della stessa, il fronte. No? Ok. Non possiamo filmare l'altro lato dove mi stavo girando. E... perfetto, sono stati precisi nel dircelo e ci hanno permesso anche di verificare alcune cose, soprattutto la guardia civile. Mi sposto, probabilmente perché dall'altro lato stanno costruendo altre cose ed è giusto per ragioni strategiche che quelle cose rimangano dove sono. Questo invece è il lato dove appunto possiamo registrare. Ecco qua, andando dritti troverete la città di Kiev. Ecco, io da qua vi saluto, ci riaggiorniamo, stiamo iniziando ad andare a verificare il fronte che si trova appunto a Bucha. Prima eravamo a una decina di chilometri dal centro dei combattimenti e a 3 dai primi scontri. E questo è una nuova barricata della Guardia Civile, ecco perché possiamo registrarla. E sono arrivati dei militari che stanno costruendo altro. Ovviamente questo aspetto me l'hanno anche confermato, non possiamo mostrarvelo. E sono arrivati anche adesso altri colleghi. E come avete visto poco fa, la tensione è molto 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 alta. Quindi io vi saluto nuovamente da Kiev, nord-ovest. A presto, a voi la linea.